Sesta giornata di andata del girone meridionale della Serie C, di fronte quest'oggi, in questo pomeriggio soleggiato di fine settembre, la Virtus Francavilla e la Regina. Seguiamo ora De Francesco, attenzione, ancora Regina avanti con Sparacello, lo scambio, il tiro deviato, il tiro era stato di Mezzavilli. Dei presenti qui sugli spalti, sicuramente un bel gesto, un gesto di distensione. Attenzione Madonia, la conclusione di sinistro al volo direttamente sul fondo, non ci sono problemi. Albertazzi, parte la Virtus con il cross in mezzo per Madonia, Sadaniti, Murato al momento dell'impatto scambia con Madonia, poi è Sadaniti, attenzione al limite, prova la conclusione e gol! Che gol di Sadaniti! Ancora Andrea Sadaniti e sono tre reti consecutive quasi. Andrea Sadaniti, che gol, che destro, che bolide! Cucchietti nulla ha potuto. Che gran giocatore che sta diventando questo Toti Porcino. Ancora lui in possesso di palla. In avanti, attenzione, il tiro di Sciamanna che viene murato da Prestia. E la Regina può ripartire, ancora Di Filippo che può effettuare un cross, alla fine suggerisce per Sciamanna, poi De Francesco, il tiro e gol! Che gol! Che gol di De Francesco! 1-1, ma che gol di De Francesco! E la situazione cambia qui al Franuzzi, un destro morbido a giro, che bella palla! Parte buono il tiro e la palla che sorvola la traversa non di molto. Tutti i saltatori della Virtus sono all'interno dell'area di rigore Regina, che si appresta poi a fare il primo cambio, ma seguiamo questo calcio di punizione. Parte la battuta di Buono, il colpo di testa direttamente sul fondo. Parte De Francesco e Porcino, questa volta nel taglio, ci arriva con un attimo di ritardo, sarebbe stato... Sulla palla c'è Cucchietti per la battuta di questo calcio di punizione e proprio in questo istante il direttore di gara fischia la fine del match. Virtus Francavilla 1, Regina 1, in un pareggio che soddisfa alla fine entrambe le squadre. Il vantaggio del Francavilla al 35° minuto.